ulteriore intervento tecnico prima della pausa. Invito il professor Rigona a presentare il nostro gradito ospite, che ringrazio per aver accettato di partecipare e di venire qui con così breve preavviso. Mauro Zambotto è il direttore adesso responsabile del servizio geologico della provincia di Trento. E come tutti sapete ormai, la provincia di Trento ha da anni si è impegnata nella costruzione della carta del pericolo e ha visto il servizio geologico, direi, a capo di questa impresa, anche se ovviamente costruire la carta del pericolo ha coinvolto un po' tutta la struttura provinciale. E io lo ringrazio, sapevo che lui era pronto, quindi per questo anche mi sono... deve essere pronto nella protezione civile. L'emergenza. Sì. Ecco, e quindi sapevo che avrebbe risposto, insomma, a questa cosa. Una cosa che mi preme sottolineare è che la costruzione della carta del pericolo, ma penso sia lo stesso anche per la provincia di Bolzano, in realtà al di là del fine della carta del pericolo poi ha avuto un indotto che, insomma, mi viene anche da paragonare, tipo, no, quando la NASA lancia cioè costruisce la stazione spaziale, no? Che poi ha un indotto industriale sul territorio. Così la costruzione della carta del pericolo, non so, ha portato all'avere il LIDAR su tutta la provincia e tutta anche una serie di altri accorgimenti e di strumenti che sono sicuro poi sono di beneficio ben al di là del momento del pericolo. Detto questo, spero che lui abbia installato e lo lascio continuare. Sì, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo poco preavviso, però ovviamente utilizziamo una presentazione che avevamo già pronta, che tra l'altro avevamo anche fatto, presentato già all'università. È un po' chilometrica, ma sfoltirò, diciamo, parecchie cose e magari ci concentriamo su quelle più significative. Quindi, in particolare, qui si parla di carta della pericolosità e carta di sintesi della pericolosità della provincia, che sono previste da alcune leggi. Le carte della pericolosità sono previste dalla legge 9/2011 citata prima, e la carta di sintesi invece è più di attinenza urbanistica, quindi legge urbanistica 5/2008 e la nuova 15/2015 che sostituisce la legge provinciale 9/2008. In sostanza, la carta di sintesi della pericolosità fa un aggregato delle varie pericolosità ai fini dell'utilizzo del territorio e quindi è una carta che intende indirizzare e suggerire come si può usare il territorio senza mettersi in pericolo. Invece la pericolosità, poi vedremo meglio le definizioni, attiene più che altro ai fenomeni e quindi non entra nel merito in senso stretto delle penalità che poi possono incidere su edifici o piuttosto che viabilità o altre cose simili. Da dove si parte? Ovviamente da una serie di dati che la provincia ha già, quindi innanzitutto con la carta tecnica provinciale, che non è più uno strumento, diciamo, una fotografia del territorio come era una volta, ma è uno strumento dinamico costruito per livelli informatizzati e quindi sovrapponibili, aggiornabili anche singolarmente se c'è l'occasione. Quindi la carta della pericolosità riguarda più che altro l'attività di previsione. Vedremo poi le tre attività principali: previsione, prevenzione e protezione, suggerite dalla legge della protezione civile. E quindi queste sono carte che consentono di prevedere un fenomeno o dei fenomeni, e invece la carta di sintesi già attiene anche all'attività di prevenzione. L'attività di protezione
e invece l'intervento diretto è proprio particolare per l'intervento di protezione civile e riguarderà la carta generale dei rischi prevista dalla legge 9 2011. Quindi abbiamo già delle strutture sul territorio, ci sono dei pericoli, allora bisogna porsi la domanda: come faccio a impedire che questo obiettivo sensibile abbia dei danni o si creino delle vittime? Qui abbiamo un po' di definizioni di quegli ambiti di cui parlavo prima. Conoscendo gli eventi che hanno interessato anche in passato il nostro territorio e individuandoli sulle cartografie moderne, anche sui GIS, possiamo già avere un'idea di dove potrebbero manifestarsi degli ulteriori fenomeni. Risaltiamo un po' di quindi la legge 9 del 2011 che citavo prima. Queste sono le attività che accennavo prima: previsione, prevenzione e protezione. Quindi nei primi due siamo nell'ambito delle cartografie, l'ultima è proprio precipua dell'attività vigili del fuoco, pronto intervento, piani di emergenza, come parlavamo prima. Quindi la carta di sintesi è in questo ambito, quindi dà delle misure prescrittive, stabilisce cosa si può fare, come si può utilizzare un territorio e gradua con delle penalità più che con delle pericolosità. Mentre invece nell'attività di previsione possiamo inserire propriamente la carta della pericolosità, cioè identifichiamo i fenomeni, li classifichiamo, li delimitiamo, facciamo delle organizzazioni, stabiliamo ad esempio un grado di attività. Immaginate per le frane, ci possono essere frane attive, crescenti, stabilizzate, quindi anche avere queste informazioni dà già un'idea del tipo di pericolosità che può generare. Come dicevo prima, la legge stabilisce due attività per il Dipartimento di Protezione Civile e la provincia in generale: le carte della pericolosità, che sono quelle che sono state predisposte in questo momento, sono state preadottate, e mentre sono stati approvati i criteri di formazione, di aggiornamento, di costruzione delle carte. La carta generale dei rischi non è ancora, diciamo, partita come attività e sarà uno dei prossimi, probabilmente già quest'anno, procedimenti cartografici di rilevazione e di intersezione tra pericolosità e obiettivi sensibili, e la carta di sintesi della pericolosità che, come dicevo prima, è prevista dalla legge 15/2015, che aggiorna la precedente legge di governo del territorio. E cosa esiste attualmente? In vigore attualmente c'è la carta di sintesi geologica, che è di corredo al piano urbanistico provinciale, e la carta del rischio idrogeologico del piano generale di utilizzazione acque pubbliche, che ha valenza di piano di bacino per la regione, la nostra provincia. Quindi cosa succede? Valgono entrambe in salvaguardia, cioè quella più restrittiva governa, nel senso che se nel primo caso abbiamo una classificazione più penalizzante, si sovrappone e supera l'eventuale classificazione meno penalizzante e viceversa. È un po' una situazione un po' ambigua, perché abbiamo due strumenti anche cartograficamente un po' differenti. Nella carta del rischio idrogeologico si parla propriamente di rischi, invece la carta di sintesi geologica è un po' un misto, contiene già dentro dei germi di tipo urbanistico e degli elementi di tipo pericolosità, non è propriamente ben distinti, non sono ben distinti i fenomeni, quindi genera anche delle situazioni un po' di incertezza a volte. Dopo una prima evidente edizione di questo tipo si è cercato nel tempo di distinguere meglio gli ambiti di pericolosità, ma non è ancora
quello che sta divenendo adesso la carta della pericolosità. La carta di sintesi geologica ha questa configurazione, ovviamente vale per la scala nominale 10.000, quindi è interrogabile anche sul sito della provincia, si può scaricare, si può interrogare, e ha le classiche colorazioni col giallino chiaro o bianco, aree senza penalità, il giallino chiaro, aree con penalità leggere, poi abbiamo le aree con penalità gravi o medie, che sarebbe quella arancione, diciamo così, il rosellino sono le aree critiche recuperabili, il rosso sono le aree a elevata pericolosità. È nata fin dalle precedenti edizioni PUP, aveva un formato un po' più grezzo, si è un po' delineata come costruzione, però mantiene ancora degli elementi un po' ambigui. Riguardo pericolosità e rischio, spesso le persone confondono i due concetti, no? Li usano come sinonimi, ma non sono proprio la stessa cosa, perché la pericolosità è la probabilità che un determinato evento si manifesti, indipendentemente da quello che può andare a intersecare, quindi potrebbe essere una pericolosità oggettivamente, non so, che si sviluppa in un'area di alta montagna boscata, ma non è detto che crei un danno a delle persone o a delle abitazioni. Il rischio invece comprende questa nozione, quindi comprende anche i concetti di valore e di vulnerabilità, quindi di esposizione ad un determinato pericolo, del danno atteso, della perdita di vite umane o di distruzione di un bene. Qui si vede bene il concetto molto visivo, e quindi qui abbiamo una pericolosità elevata, ma di fatto il danno che ci può essere è solo quello di magari distruggere un po' di bosco, non c'è nessuna persona che frequenta la zona e quindi il rischio è basso. Invece qui è lo stesso fenomeno, dove abbiamo un abitato, è una pericolosità elevata ma anche un rischio elevato. Ancora adesso spesso la gente o anche i giornalisti confondono i due concetti, parlano sempre di carte del rischio, invece stiamo parlando male di carte della pericolosità. Il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche include anche un concetto di valore e di uso del suolo, e quindi ha, diciamo, classificato dei valori, una scala di valori da 0 a 1 per i diversi utilizzi, in modo da consentire di generare la carta del rischio a seconda del pericolo. Ci sono alcune interpretazioni ambigue, vi dico solo che ad esempio molta gente presenta un progetto in un'area boscata, magari un prato isolato, e dice: ma qui il rischio è basso e quindi io posso costruire, ma il rischio è basso perché adesso l'uso del suolo non presenta nessun obiettivo. Nel momento in cui ci faccio un centro commerciale o un'abitazione, automaticamente non ho più 0,02 di coefficiente, e ancora adesso ci sono tecnici che sbagliano e che vengono proponendo delle cose asserendo che il rischio è basso della zona. Allora, la carta di sintesi geologica e quella del GWAP subiscono dei processi di revisione, aggiornamento. Adesso in questi ultimi tempi si sono un po' fermati, soprattutto la carta geologica, perché si è progrediti con la carta delle carte della pericolosità e di sintesi della pericolosità. Però tendenzialmente ogni anno si recepivano delle osservazioni, se motivate, supportate da studi particolari, approfondimenti, si poteva valutare l'eventualità di una così, regressione nella scala dal punto di vista della pericolosità idrogeologica, oppure se ci sono studi che evidenziano fenomeni non valutati prima, si può avere anche un peggioramento.
le strutture tecniche coinvolte sono più o meno quelle attive nei, nei campi di studio del territorio: servizio geologico, bacini montani, urbanistica e tutela del paesaggio per quanto attiene la parte di pianificazione e di delimitazione di aree di diverso utilizzo, prevenzione dei rischi per gli interventi diretti anche di protezione, e l'ufficio studio e pianificazione dell'aprile. Poi c'è anche ovviamente l'ufficio che si occupa di valanghe e di coperture nevose. Quindi c'è tutta una fase di aggiornamento delle, delle attuali e vigenti cartografie in cui sono coinvolte le strutture provinciali, i comuni, ma anche i privati possono formulare delle proposte, delle richieste. Viene fatta una verifica dai vari settori tecnici e ci può essere anche una serie di osservazioni presentate dai comuni, ci sono gli esami dei vari organi e alla fine si approva una nuova edizione della, della cartografia. Quindi vengono mandate le cartografie per l'esame finale e l'approvazione anche a, a strutture come ad esempio il Consiglio di Autonomie Locali e via dicendo. E i nuovi strumenti intanto volevano partire da un'ottica di miglioramento della conoscenza, proprio un dettaglio anche degli elementi costitutivi del territorio, ai fini di migliorare le condizioni di sicurezza e cercare di semplificare la normativa, visto che adesso ci troviamo con diverse normative che confluiscono e spesso il cittadino è disorientato perché non, non capisce bene a cosa deve riferirsi. Quindi partendo sempre da alcuni strumenti che vedremo poi in dettaglio, costruire le carte della pericolosità, come è stato fatto, la carta di sintesi e al passo futuro la carta generale di rischio, eliminare questi due strumenti attualmente vigenti, superare anche le disposizioni del, del piano generale di zacco pubbliche. Le nuove cartografie soddisferebbero anche i requisiti previsti che attualmente sono funzionali in GUA. Quindi verrebbe eliminato per quello, perché sarebbero sufficienti a garantire le prescrizioni date in, nell'ambito della normativa nazionale. Qui abbiamo una visione delle... vediamo un po' la carta tecnica, magari qui vado via un po' più veloce. Ripeto, in, fino all'87, quasi, forse anche un po' quella del 2000, non era altro che una fotografia statica, un'immagine immutabile del territorio. E successivamente con l'IDAR, che penso che vi hanno più o meno detto come funziona, non so se è stato... no, vabbè, è un acronimo con due significati omologhi, Laser Imaging and Detection and Ranging, poi c'è un'altra versione. In sostanza è un da velivolo che può essere aeromobile ma anche elicotteri in alcuni casi, uno strumento lancia dei raggi laser, lunghezza d'onda infrarosso vicino, mi pare intorno ai 0,7 nanometri, e rileva il tempo di ritorno. Quindi è come se fosse, diciamo così, in grosso modo un teodolite che però lancia milioni di punti anche al secondo. E georeferenziati, cioè ha un riferimento alle stazioni GPS fisse, correzioni ovviamente del velivolo rispetto al rollio o beccheggio del velivolo, e quindi rileva un sacco di punti, generalmente fa delle direttrici, quindi si vedono dei filari, e fa delle nuvole di dati grezzi che sono caratterizzate da coordinate x, y, z. E poi ci sono altri fattori come l'intensità del ritorno del raggio, il tempo GPS, insomma una serie di caratteristiche che poi consentono di ricostruire una nuvola di punti e ricavare i modelli derivati, modello digitale, DTM, Digital Terrain Model, e DSM, che è il modello di superficie. Sono modelli derivati dall'originale ma filtrati, quindi si possono vedere o il terreno pulito
oppure la morfologia con edifici e alberi. Questa è la sintesi di quello che vi dicevo. Vedete che la nuvola non è mai caotica veramente, è comunque organizzata in filari, più o meno a gruppi di filari vicini. Nel caso nostro è stata rilevata con l'ultimo rilievo fatto dall'elicottero, il primo del 2006 da velivolo. Ci sono dei parametri da tenere presenti, l'altezza, bisogna mantenere un'altezza abbastanza omogenea, diciamo così. Ci sono delle stazioni a terra per correggere i dati e i satelliti. Questi sono delle sezioni in cui si possono vedere il terreno, la vegetazione o un tetto. Ovviamente sotto non si vede niente perché blocca il ritorno dei punti successivi, mentre invece in un albero si possono avere magari più ritorni. Adesso sono generalmente fino a 4, cioè può essere la testa della chioma, una parte di un ramo, il tronco, e poi si può avere anche il terreno. Questo sarebbe, diciamo così, una restituzione di un modello di superficie che poi filtrato può generare il modello del terreno pulito. Adesso si stanno sviluppando rilievi anche da droni, ovviamente con potenzialità più limitata rispetto a... poi c'è anche il laser scanner da terra per rilievi, ad esempio di frane, di superfici, di zone di interesse. Tra gli strumenti ovviamente ci sono anche le ortofoto, gli strumenti per giungere ai rilievi e alle cartografie di pericolosità. Ortofoto di cui adesso abbiamo una produzione ogni qualche anno, se non ogni anno, alcune si possono vedere anche in Google, poi alcune le fornisce AGEA, che è un ente per l'agricoltura di Roma. E una l'abbiamo rilevata anche noi, adesso dovrebbe essere in via di pubblicazione, anche se ormai comincia ad avere una certa datazione, e AGEA le pubblica ogni 3 anni. Mi sembra che adesso ce l'abbiano consegnato la 2017. Il Comune di Trento ha fatto una sua ortofoto autonomamente, in virtù del fatto che ovviamente avendo un territorio non esteso come la provincia, ha potuto rilevare più in dettaglio comunale. Questo è il modello digitale di cui parlavo prima, vedete gli alberi e gli edifici e ovviamente le zone, non so, qua si vedono bene le briglie, il corso d'acqua, i masi sparsi. Invece questo è lo stesso ambito pulito, come se avessimo tagliato via edifici e alberi. Ovviamente rimangono i muri, le briglie, quelle che possono essere filtrate, perché è una topografia praticamente anche artificiale. E da questi strumenti noi possiamo già vedere qui per esempio che c'è un fenomeno franoso, e difatti poi con determinate procedure di rilievo sul terreno e anche da foto aeree e da modello digitale si possono fare delle zonizzazioni di eventi franosi, di aree franose. Qui siamo zona Sirogor, e qui ci vede insomma un paio di fenomeni franosi differenziati più o meno. Questo mi pare che è alcune decine di metri di profondità. Poi si può avere anche una visione tridimensionale, ovviamente con i programmi che penso che anche negli ambiti universitari ne girano parecchi. Questo credo sia il Global Mapper, si ha un'idea proprio della nicchia e del piede col rigonfiamento. I nuovi rilievi sono più dettagliati, i vecchi rilievi LIDAR erano circa 2 punti metro quadro, 1,8 di media, lanciati dal velivolo, quindi il ritorno poteva essere 1 o 2 punti perché poi hanno incrociato molti voli in realtà.
invece questo nuovo rilievo, nuovo insomma, alcuni anni che stiamo un po' contestando degli errori, era a 10 punti metro quadro lanciati, e quindi a terra se ne possono avere diversi a seconda della vegetazione, minimo 2, magari 3 o 4, però non è omogeneo perché non c'è la certezza di quanti punti di ritorno si possono avere alla fine. E forse adesso stiamo raggiungendo un accordo, perché abbiamo il dato in casa, ma ci sono delle contestazioni tali perché non abbiamo mai potuto diffonderlo finora. Qui abbiamo un esempio di una frana in Val di Fassa, la Ruf del Vael, che presenta un'area in sinistra idrografica con deformazioni di tutto franoso. Questo è il rilievo del 2006 e questo versante è in dissesto. Se vedete come adesso, vedete che c'è un abbassamento e un rigonfiamento al piede che ha un po' spostato, interessato l'alga. Vedete? Si vede bene, aumenta un po' le deformazioni alla sommità e ci sono dei rigonfiamenti al piede. Allora, questi strumenti sono abbastanza importanti per fare delle rilevazioni, soprattutto sui fenomeni franosi. In qualche caso si rischia anche di eccedere, nel senso che molti vedono frane dappertutto, e magari non sempre è vero, oppure sono frane magari statizzate. È che ci sono, ma magari sono lì ferme. No, ma a volte anche si vedono dove non ci sono, nel senso che uno vede, ah, è una frana, invece magari non c'è. Però sì. Non si ha ovviamente nessuna, a parte questo caso che vediamo, altrimenti in genere uno non ha un dato sull'attività della frana, se non ha un'immagine multitemporale. Questa è una sezione di quell'evento, vedete che c'è una parte si è mossa e poi si è rigonfiato o si è accumulato il piede. Altri esempi. Al piano abbiamo le cave, e quindi si possono vedere nel tempo se si hanno. Ovviamente sono rilievi molto costosi, quindi è impensabile di riproporli ogni anno, costano parecchio. Noi l'abbiamo fatto in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, proprio per avere una forma di compartecipazione, di contribuzione. E vedete che ci sono delle differenze, magari dal 2014 al 2009. In qualche caso è stato tentato anche di calcolare dei volumi, o di discariche o di cave. Anche qui vedete la differenza tra un periodo e l'altro. Ecco. Perché tentato di calcolare? Perché ha una precisione nominale di 15 cm in quota. In realtà la precisione è maggiore perché è una precisione, diciamo, media. Dopo, andando, se uno va a vedere il dato grezzo, invece può essere anche maggiore la precisione, si può arrivare anche a qualche centimetro. Però spesso queste costruzioni si fanno sul dato derivato del TM, che non è il dato originario, è una piastrella dove viene mediato il dato dei punti. Allora, se uno si costruisce delle sezioni sul dato grezzo può avere una precisione maggiore. In realtà noi abbiamo fatto anche delle dimostrazioni di abusi edilizi su un tetto, ad esempio di una mansarda in una zona del Trentino, e la precisione era molto buona perché consentiva di vedere, l'interessato dichiarava di aver alzato di 40 cm, invece risultava 1,80 m e non era assolutamente. Però ci vuole un po' la fortuna di coincidere con le due date, perché non abbiamo in mezzo, cioè bisogna avere la fortuna di avere un problema che c'era in tonso fino al 2006, e invece quindi non sempre abbiamo questa temporalità. Coincide, no? Chiaro che se uno ce l'avesse ogni anno, allora il problema si porrebbe di meno. Però ripeto, uno dei motivi anche il DTM, tra l'altro avevamo avuto delle contestazioni, proprio contestavano la precisione, invece abbiamo dimostrato che per certi scopi si poteva
aggiungere. Quello che dicevo prima della carta tecnica, ovviamente con gli strumenti GIS e l'informatizzazione si possono creare dei layer con i vari tematismi, l'identificato, la viabilità, e aggiornarli in maniera differenziata se si hanno i dati in maniera differenziata. Uno dei problemi è proprio l'aggiornamento, che magari sono competenze di strutture che non sempre sono allineate temporalmente con le altre. Quindi la nuova CPP, erroneamente chiamata carta tecnica provinciale, secondo me in realtà è una carta topografica, perché presenta curve di livello più importanti, però questi sono dettagli. E sovrapponendo i vari layer abbiamo poi la qui vediamo la zona Trento Nord, questo è la famosa spaghettata detta in urbanistichese, cioè lo svincolo di Trento Nord, noto in tutta Italia appunto come la spaghettata, che si vorrebbe eliminare però non so quando. Questo è il DTM, e ovviamente rimangono non filtrati i rilevati stradali, perché sono a tutti gli effetti una morfologia. Ecco, questi sono i layer usati per costruire la carta tecnica. Si possono avere solo le curve di livello, l'asta fluviale, l'edificato, poi abbiamo anche i limiti di corsi d'acqua, la viabilità. Attualmente è anche consultabile proprio selezionando i diversi layer, e quindi uno può generarsi delle carte magari per studi particolari. Ci sono poi, ecco, questa invece è la vista finale, si possono accendere e spegnere anche sul visualizzatore pubblico alcuni tematismi, e si possono anche scaricare le tavole, anche shape, pdf e tiff. Questo è l'elenco dei tematismi, ce ne sono un'infinità, perché derivano un po' dalle regole anche del CISIS, il centro interregionale per i sistemi informativi, e poi anche per quelli geografici del CSG. Ci sono delle codifiche, una numerazione dei temi, si va dal cippo chilometrico fino, cioè dopo la vedo un po' difficile mettere certi particolari su una carta tecnica, ma insomma, perché presuppone un rilievo anche a terra, cosa che una volta l'IGM faceva, adesso non si fa più. L'IGM aveva le squadre che andavano sul terreno e rilevavano gli elementi. Ecco, alcuni tematismi sono modificati o inseriti ex novo, qui c'è l'elenco, ci sono anche gli ambiti di competenza, ad esempio le sorgenti, le curve di livello sono tipicamente seguite dal geologico, ovviamente il servizio catasto c'entra, la viabilità, il servizio di gestione strade, e questo era come si presenta il servizio WebGIS. Caricabile, interrogabile, selezionabile, questi sono esempi del comune di Canazzei, si possono mettere sotto degli sfondi il DTM, l'ortofoto, ecco, vedete un po' com'è. Adesso abbiamo aggiornato, viene pubblicata l'edizione 2017. Ecco, per venire al più in dettaglio sulla fase di preparazione della pericolosità, parliamo di carte della pericolosità e carta di sintesi della pericolosità. C'è una fase di acquisizione, di analisi, elaborazione, abbiamo delle banche dati utilizzate disponibili presso il servizio geologico. Dagli anni 90 è partita la rilevazione per il progetto CARG geologica, da carta geologica, che da un mese o due è pubblica su internet, tutta la carta geologica del Trentino, in scala nominale 1:10.000. La potete visualizzare, scaricare anche in forma di tavole GeoPDF. Sono dei moderni criteri, insomma,
Berni è ovviamente partito dal 90, per due decenni sono stati fatti rilievi e pubblicate una serie di carte con la collaborazione di ISPRA, sotto l'egida di ISPRA appunto, che sono reperibili anche sul sito oppure visualizzabili con la nostra carta generale geologica. E anche questa costruita per layer con le giaciture, le faglie, gli affioramenti, ci sono dei libretti di campagna dove sono state registrate le informazioni sugli affioramenti. E poi tutte le banche dati storicamente curate dal servizio geologico o da altri servizi, integrate, questa è la banca dati dei sondaggi, visibile anche questa in internet. Non tutti i sondaggi sono visibili perché laddove essi sono pagati cominciati da privati per questioni di opportunità non possiamo renderle pubbliche, ma tutte quelle curate da amministrazioni pubbliche sono interrogabili e visualizzabili in questa forma. Questo è il catasto dei dissesti che abbiamo adesso implementato su una nuova tipologia di database più moderna e dobbiamo cercare adesso di trasfondere le informazioni e poi aggiornarle e integrarle. Appena il percorso sarà un po' stabilizzato verrà reso pubblico anche questa nuova versione del catasto di dissesti. Qui ci sono i processi morfogenetici che poi sono stati ripresi nella carta della pericolosità, quindi insomma sono state fatte delle attività di rilevazione sul terreno, di classificazione, di rappresentazione. Poi abbiamo anche gli eventi sismici, anche queste sono banche dati disponibili, interrogabili, quindi storicamente si possono interrogare per periodi storici, vedere un po' l'incidenza, la distribuzione, l'intensità. Questa è la carta delle risorse idriche, che anche questa è stata aggiornata e adesso viene pubblicato l'aggiornamento. Quindi sono sorgenti e pozzi selezionati, quelli solo per scopo idropotabile, perché altrimenti sarebbero più di 11.000 sorgenti, invece così siamo intorno ai 1.700 circa punti di prelievo per acquedotti pubblici. Però ci sono un sacco di sorgenti, queste con la X sono sorgenti secondarie che sono individuate per completezza di informazione. Magari un domani potrebbero essere anche riprese. Poi ci sono anche le sorgenti di importanza strategica, magari non utilizzate, ma in futuro potrebbe essere necessario approvvigionarsi da queste palanghe. Adesso nella nuova carta è stato e perfezionato, i bacini montani hanno il loro database con gli eventi. Ecco, anche qui, sempre con i sistemi GIS, abbiamo potuto costruire differenti livelli e intersecare le informazioni. Come dicevo prima, i dati ortofoto, questa è l'interferometria da satellite. Sì, non so se ne avete sentito parlare ancora, è la satellite lancia dei raggi radar e misura per movimenti, abbassamenti o deformazioni non veloci uno sfasamento nell'onda di ritorno e può, interrogando varie immagini con la costellazione ERS 1 e ERS 2 degli anni 90 fino agli anni 2000, cioè, avevano immagini ogni mese e quindi veniva elaborato il differenziale fra le varie immagini ricavando dei diagrammi di spostamento anche dei grafici temporali. Se il fenomeno è troppo veloce si perde la differenza di fase e non si capisce più se si è nello stesso ciclo o nel ciclo successivo. Anche qui si sta perfezionando, il Ministero dell'Ambiente sta
predisponendo un servizio con i satelliti Cosmos SkyMed in particolare e col Sentinel. Sentinel ha una risoluzione minore, ma consente di vedere in grande delle aree soggette a possibile deformazione. Cosmos SkyMed può andare nel dettaglio e approfondire un'area di interesse. E il servizio dovrebbe essere reso a tutte le amministrazioni pubbliche. Queste sono le costellazioni di cui dicevo prima, fino all'anno 2000. E quello che si può vedere da questi dati è dei punti in cui si hanno delle velocità di deformazione o di abbassamento. Rossi ovviamente quelli che hanno maggiore velocità, verdi in genere stabili o più o meno 0,0 perché le millimetri, gialli un po' dubbi, entro un range un po' più dubbio, diciamo, ma non sempre significativo di movimenti. Vedete qui che si mescolano punti verdi e punti gialli. Questo è l'altipiano di Fae. No, qui siamo Krasambovo, sì. Siamo sul versante opposto di quello che vedevamo prima. È una deformazione gravitativa profonda nelle località Ronchi e Fosse. Vedete la forma ampia, molto ampia di questa zona che si sta un po' sedendo verso il fondo valle. Ci sono delle fratture, ci sono strade. Questo è l'andamento dei satelliti EARTH. E vedete che nonostante alcune incertezze, ma c'è un evidente trend deformativo e vedete negli anni lo spostamento in millimetri è netto, insomma, è indiscutibile. Quindi si possono ricavare anche delle velocità. Cosmos SkyMed, di cui dicevo prima, che è stato utilizzato anche per vedere i fenomeni di sussidenza in zone tettoniche come quella di Paganica, nella fossa, diciamo, che si è abbassata sulla faglia diretta di Paganica, sono stati misurati i cedimenti dell'ordine di 20-30 cm addirittura. Carte della pericolosità, che sono la parte che ci interessa di più, comprendono vari temi, diciamo così, e ambiti. E quindi che interessavano le competenze delle varie strutture che hanno collaborato e sono queste, alluvionali per i bacini montani, quindi fenomeni lacuali, torrentizi e fluviali, fenomeni sismici, geologici, frane, deformazioni gravitative profonde, incendi boschivi e poi c'erano alcune cose come le sostanze pericolose, ordigni bellici inesplosi, ostacoli alla navigazione aerea che sono nelle carte della pericolosità ma non sono incluse nella carta di sintesi, neanche quella della sismicità della vita. E questi sono i temi più dettagliati di tipo idrogeologico e le pericolosità di cui dicevo prima. Tranne gli incendi boschivi, tutte le altre sono state tenute fuori dalla carta di sintesi, però sono dati come elementi conoscitivi. Abbiamo degli esempi di crolli, questo è il Brione vicino a Riva Arco, Torre, l'evento che era, questo si vede meglio guardandolo bene, il masso che ha impattato contro lo spigolo di un agricoltore. Oppure fenomeni di frana tipica con superfici di scivolamento, questo è un crollo avvenuto a Krasambovo, alluvioni, colate detritiche, ovviamente valanghe di vario tipo e incendi boschivi. Poi abbiamo la carta della proprietà sismica dove abbiamo degli elementi, diciamo, semplici come prima zonizzazione del territorio, degli elementi un po' riguardanti, comprendenti le griglie degli NGV con le accelerazioni attese sul suolo rigido, bombe inesplose che se ne trovano ancora, soprattutto per bombardamento di ponti e ferrovie, zona di Lavis, abbastanza
caratterizzata da ritrovamenti frequenti e sostanze pericolose. E quindi pensate alle zone dove vengono accumulati esplosivi, sostanze potenzialmente inquinanti, ovviamente devono essere classificate. Ostacoli nella navigazione aerea, perché spessissimo c'erano cavi di teleferiche, linee elettriche non mai segnalate, e quindi con un grave pericolo soprattutto per i nostri mezzi elicotteri, sia civili sia privati, che rischiano di precipitare se intercettano cavi di questo tipo. Qui c'era un po' la distribuzione dei compiti, anche se c'è sempre stato un collegamento diretto, molte riunioni, molti confronti, e il dettaglio di quello che ha fatto anche il geologico. I GPV sono delle formazioni gravitative di profondo e di versante, in inglese l'acronimo è di Deep Sea Tectonics, complesse, crolli, i crolli hanno una parte preponderante. Ovviamente bisognava valutare diverse caratteristiche, tipo l'attività, la frequenza, la velocità, l'altezza degli invalsi, nel caso dei crolli, perché cambiano l'intensità dei potenziali interferenze con gli oggetti. Qui sono stati fatti dei documenti, abbiamo adottato preliminarmente con le classi un po' standard, anche con intersezioni tipo il metodo Duval svizzero, per valutare le matrici di pericolosità. H sta per hazard, quindi pericolosità, differenziando elevata, media, bassa e trascurabile. E ci sono dei concetti, ovviamente anche in base al danno atteso, alla perdita di vite umane. Bisogna valutare bene quando si classifica, perché poi ci sono delle conseguenze, nel senso che se ci sono delle abitazioni e si esagera con il stabilire che è una pericolosità elevata, poi c'è una conseguenza diretta di dire cosa facciamo con questa abitazione. Bisogna vedere che il fenomeno sia effettivamente... Questo è un esempio di crolli, vedete, sulla base delle simulazioni con programmi, dei volumi, dei rimbalzi, dando delle matrici di rugosità e di rigidezza del suolo. Il programma risponde in maniera differenziata e si può avere un'idea della distribuzione. Rosso, ovviamente, dove i passaggi... termini di numero di passaggi per cella in cui viene suddiviso il territorio è elevato, blu medio, giallo c'è ancora una certa possibilità, e qui teoricamente si può escludere il fenomeno. Questo solo per i crolli, poi se analizziamo le colate detritiche è chiaro che qui invece ci sarà un altro problema. Prevenzione, chiaramente si può dare delle misure, o delle limitazioni o prevedere delle azioni, prevedere dei vincoli o comunque stabilire che cosa si può fare, se delle opere di difesa oppure di carattere vincolistico. Per esempio un'area valanghiva si può consentire un utilizzo estivo, temporaneo, perché il pericolo valanghivo magari non si può, non è detto. Interventi strutturali sono le opere, tipicamente bacini montani, griglie filtranti, reti paravalanghe, bacini di accumulo o tomi valli. Si può ridurre il pericolo con opere oppure ridurre la vulnerabilità, quindi si può agire in diversi campi. Come dicevo prima, un approccio è quello delle carte di sintesi della pericolosità e poi quello della carta generale dei rischi, che interviene sull'esistente, quindi non è, diciamo, a carattere di prevenzione ma di prevenzione.
protezione di opere che già esistono. Adesso vediamo, questa è la leggenda finale, ci sono delle classi un po' non tipiche, diciamo, della zonizzazione classica, volute soprattutto dal servizio bacini montani, dalle valanghe per valutare delle classi di rischio residuo, di pericolosità residua, e qui è una penalità in realtà, o potenziale, dove gli studi non sono sufficienti per stabilire una vera valutazione. E qui abbiamo l'esempio visivo classico, aree rosse dove eventualmente non è assolutamente possibile edificare o prevedere dell'edificato, sono comunque consentiti interventi di tipo pubblico laddove se ne dimostri la possibilità di difenderli o di passare in zone non elevatamente soggette a pericolo. Aree blu, la pericolosità è media, ma si può comunque ancora intervenire, ad esempio faccio un tomo vallo per proteggere da crolli o da colata. L'area gialla dove la pericolosità è un po' più ridotta non è assente e quindi va valutato bene cosa è necessario fare, vanno valutati i pericoli e vanno valutate le misure e le azioni da attuare. Però la situazione non è così drammatica come questa. Attualmente, dicevo, abbiamo approvato i criteri e le carte e in via preliminare le carte della pericolosità. Manca la fase finale di approvazione anche dello strumento completo, cartografie e carta di sintesi. Sono approvati i criteri per la redazione e aggiornamento, adozione preliminare della carta della pericolosità, adozione preliminare della carta di sintesi e approvati i criteri per la redazione e aggiornamento della carta di sintesi. Manca l'approvazione finale delle vere e proprie cartografie. È in corso un'analisi ulteriore per vedere l'affinamento delle tecniche e della trasduzione pericolosità sintesi, dopodiché spetta un po' alla, diciamo, la parte tecnica ha un po' finito il suo compito, al di là di qualche aggiustamento manca un'approvazione di tipo anche politico che va definita in questo periodo. C'è la fase di partecipazione, abbiamo messo a disposizione tramite l'ArcGIS Online, altrimenti detto AGOL, le cartografie sono visibili in internet a questo indirizzo, c'è anche in evidenza la carta geologica, poi tutta una serie di temi a scelta. Adesso ci sono due caselle, pericolosità e c'è la casella carta geologica. Più una serie di tematismi visibili sotto prevenzione del territorio. Questo è come si presenta un po' il sito, una breve descrizione, un diagramma di blocchi e di flusso sulle attività e poi un po' di documenti scaricabili, le carte a sé stanti per quegli oggetti non direttamente interferenti e l'accesso al visualizzatore vero e proprio. Questo compare la maschera, bisogna accettare e poi si ingrandisce il territorio e si vede la mappa globale o si possono accendere e spegnere, vedere la leggenda, vedere i layer. Spegnendo tutto si vede magari anche solo la carta tecnica, è già utile anche per quello, oppure vedere la carta di sintesi globale, vedere le singole sintesi riferite ai determinati pericoli, oppure vedere le pericolosità. Quindi si possono accendere e spegnere a piacimento per vedere proprio che cosa insiste su un determinato. Lo vedete qui, le classi, la leggenda. Cliccando, per esempio spegnendo sintesi finale, rimane pulita la carta tecnica. Spegnendo questo e accendendo
o le penalità o più in basso le pericolosità, si vede diciamo, all'abitazione qui, per dire, può capire da cosa è generato il pericolo, se è un problema di crolli, se è un problema all'anghivo, se è un problema di esondabilità. Ovviamente è uno strumento che ha delle piccole limitazioni, se uno vuole accendere e spegnere 40.000 lei alla volta, si incricca un pochettino, perché cioè, va usato un po' con... Ecco, si può navigare, interrogare, stampare, si può scaricare i PDF multilayer georeferenziati, che vuol dire che si possono caricare su applicativi, anche smartphone o tablet, e vederli, magari uno va in giro, se ha anche solo il GPS, non ha il collegamento dati, comunque può navigare in tempo reale sui territori. E questo è come invece viene visto il PDF multilayer. Ovviamente se è scaricato come georeferenziato non potrà essere visto su un tablet multilayer, ma come sfondo navigabile, diciamo, col GPS. Si può scaricare la app apposita sul tablet o sul smartphone, e poi si può cercare, diciamo, fare il link alla mappa. Sì, se ovviamente si è in rete si possono fare condivisioni e caricare anche su altri strumenti i dati. Questo è una delle app comode per vedere il PDF, cioè sia per Android che per iOS. Arrivo a farvi due slide finali dell'esempio di mezzo corona. Abbiamo l'ortofoto, il modello digitale, qui è dove si sale con la funivia, no? E dopo si può mangiare dell'ottima cibo nelle malghe che sono qua o nei ristoranti, oppure fare una bella passeggiata verso Manga Crown, e qui si passa su un continuo sovrascorrimento enorme che sovrappone Dolomie su altre Dolomie. Questa è la carta della banca dati geologica, vedete che sono indicati anche i tomi e i valli, con le varie formazioni dolomitiche. Queste sono le aree sorgenti di crolli rocciosi, ovviamente è stato dato un modello di pendenze, di affioramenti, può essere più o meno opinabile, ma bisogna partire comunque da dei dati, e quindi si possono ricavare le frequenze dei passaggi modellando il terreno per celle che possono essere del metro di larghezza o di 5 metri a seconda del dettaglio, l'altezza delle traiettorie, cioè i rimbalzi dei massi, quindi classificati per varie fasce di variabilità, la velocità, la costruzione della carta della pericolosità legata esclusivamente ai crolli, in questo caso, e completa, diciamo così, in questo caso è col modello, la moderna visualizzazione, e la composizione finale della carta di simbolo della pericolosità, che è questa. Quindi ci sono dentro, vedete, anche le penalità legate all'articolo idrografico, come in questo caso, ai crolli, quindi le valanghe ovviamente non ci sono, e quindi uno qua può, interrogando il WebGIS, può destricarsi e capire come orientarsi. C'è una normativa che stabilisce appunto delle regole, vediamo quando sarà approvata, ci sarà un percorso in cui il cittadino può comunque prendere o venire a chiedere negli uffici dei servizi provinciali come interpretare. Ah, qui c'erano alcune slide che davano un'idea della distribuzione dei fenomeni, di acridità, la carta geologica di base, quella litologica, tipi di rocce, vedete che prevalgono nettamente quelle sedimentarie, però anche le altre.
dissesti, i crolli la fanno da padrone, ovviamente avendo un territorio molto articolato con pareti rocciose, e gli altri sono subordinati anche se non trascurabili. E questo, per finire, erano esempi di frane su, nel sistema solare, per dire che non sempre solo l'acqua il motore principale, ma la forza di gravità. Questa è su Marte, questa è la Vallis Marineris, una valle equatoriale su Marte, dove si vedono imponenti fenomeni di sesto, probabilmente legati a presenza pregressa di acqua, però insomma non si hanno ancora certezze assolute. Questa è una vista frontale, insomma non è nulla da dire, anzi è di dimensioni notevolmente superiori alla nostra. E questa è sulla Luna, e quindi è un crollo. Acqua non ce n'è, atmosfera non ce n'è, quindi è esclusivamente legato alla gravità. La